una zebra. È un cavallo? No, è un okapi. E al contrario di quel che ipotizzavano i primi esploratori europei in Africa, è un lontano parente della giraffa. Nessuno strano incrocio, dunque, al di là di quel che suggerisce il suo variopinto mantello. Le zampe striate nere e bianche, il dorso marrone e il volto chiaro. Eccolo che mangia, arrivando con il suo collo flessibile ai rami più alti. Per strappare foglie e germogli usa la lingua, blu e lunghissima. Pensate che può arrivare a toccare palpebre e orecchie. Di queste giraffe della foresta, originarie del bacino del Congo, restano soltanto 5.000 esemplari in tutto il mondo. La popolazione di okapi si è dimezzata in 15 anni, ma si sta cercando di preservare la specie. L'Italia è stata scelta per ospitarne due, Azizi ed Elani. Hanno a disposizione 1.000 metri quadrati di verde nel cuore del Parco Zoo di Falconara, in provincia di Ancona, e si spera che presto possano riprodursi. Come hanno fatto Clara e Orazio, la storica coppia di cammelli che vive qui. Lo scorso 28 marzo hanno dato alla luce Giovanna, ultima di quattro fratelli. Adesso muove i suoi primi passi insieme a mamma e papà. Loro stanno perdendo il pelo invernale che in questa stagione lascia spazio a un mantello raso più fresco. La piccola, invece, ancora non ha le gobbe. È durante l'allattamento che il grasso si accumula sul dorso. Mentre dove gli alberi si fanno più fitti, in questi 60.000 metri quadrati di giardino zoologico si arrampicano tre nuovi esemplari di sachi. Sono scimmie originarie delle foreste brasiliane. Eden e Linette sono in compagnia di Gino. Difficile che passi inosservato con la sua maschera di pelo bianco, una caratteristica dei soli maschi. È da qui che parte il nuovo percorso didattico dello zoo, un'area dedicata alle foreste e all'educazione ambientale.